Bentornati ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono Divix, è lunedì, quindi oggi siamo arrivati all'appuntamento della top e flop settimanale. Ho un sacco di cose da dire, è stato un weekend veramente spettacolare, pieno di emozioni e quindi ci saranno tanti top, tanti flop e alla fine del video una menzione speciale per quello che è successo ieri sera nel derby. Comunque ho fatto un video per chi non l'avesse visto, poi alla fine ve lo linko, buona visione. Perfetto, partiamo subito con i top di giornata e il primo giocatore che finisce in questa top list è Filippo Falco. Io non so se avete avuto modo di vedere quest'anno in Lecce tante volte. Filippo Falco, un giocatore di 27 anni, un sinistro fantastico, ieri due assist, è riuscito a far segnare anche Gianluca alla Padula e non è un'impresa da poco. Un giocatore che a me piace tantissimo e ha aiutato il Lecce a fare l'impresa a Napoli. Secondo giocatore che finisce in questa top list di giornata è Cristiano Ronaldo. Mi direte, sei monotono, non puoi mettere sempre Cristiano Ronaldo, non è che ogni volta che segna entra in top list. Allora, Ronaldo l'anno scorso ha fatto diversi gol, ma non giocava così. Quest'anno è in una forma incredibile. E io vi faccio una domanda, trovatemi un giocatore di 35 anni che fa il gol che ha fatto Ronaldo col Verona. È una cosa incredibile, corre il doppio degli avversari, sembra non essere mai stanco. E io ogni volta che lo guardo dico, è impossibile che abbia 35 anni. Ancora una volta, per la seconda settimana di fila, faccio chapeau a Cristiano Ronaldo e finisce in top list. Terzo giocatore che finisce nella top list è Musa Barro del Bologna. Doppietta fantastica alla Roma. Primo tiro deviato, secondo gol, fantastico, splendido. Barro è un giocatore di 21 anni, grande investimento del Bologna. Diciamo che ha tutte le qualità per essere un futuro top del campionato italiano. Da tenere sott'occhio, grandissima prestazione e ottimo giocatore. Quarto top a finire in top list è l'unico giocatore che finisce nel derby. Lo capirete poi dopo perché l'ho messo. È Zlatan Ibrahimovic, un altro vecchio eterno campione. Avevo detto prima del derby, è un giocatore che basta che tiri la palla alta, la mette giù e fa salire la squadra. È incredibile la facilità con cui tiene lontani gli avversari. Le prende tutte lui, è impressionante. E sinceramente i giocatori così al mondo ce ne sono veramente pochi, quindi deve per forza finire nella top list. Mi ha stupito, nonostante io me l'aspettassi. Al quinto posto nella top list è una menzione di merito a Mihajlovic e Juric, due allenatori che stanno facendo rendere le proprie squadre molto di più di quello che ci si poteva aspettare. È facile parlare di Mihajlovic per la malattia che sta affrontando e per quello che sta facendo, ovviamente è visto da tutti come un eroe, ma quest'anno il lavoro che ha fatto a Bologna è veramente straordinario. E la stessa cosa devo dire di Juric. Il Verona gioca un calcio incredibile ed è riuscito a affrontare la Juventus, la Lazio e il Milan senza perdere una partita. Anche a loro due, a questi due allenatori, faccio chapeau. Passiamo alla flop list di giornata. Il primo giocatore che finisce in questa flop list è Smalling. Stagione straordinaria quella di Smalling. Ieri una partita oggettivamente dove ha fatto dei passaggi a vuoto, sempre in difficoltà, colpevole sul primo gol del Bologna. Non è mai entrato in partita, è sembrato lo Smalling di Manchester. Questo è il motivo per cui hanno mandato via Smalling da Manchester. Sembrava aver trovato serenità. Speriamo per lui sia soltanto un passaggio a vuoto breve di una partita. In ogni caso oggi finisce nella flop list. Secondo posto nella flop list non ho messo nessun giocatore del Napoli, ma ho messo Gennaro Gattuso. Cosa non mi è piaciuto di Gattuso? Ho dato merito a lui quando ha vinto il Napoli contro la Juventus per quello che aveva fatto fare la squadra. Ieri, al 46esimo, toglie Lobotka e mette Mertens con la squadra sotto 1-0. Sinceramente mi sembra troppo. È logico che parlare col segno del poi è facilissimo. Avesse vinto la partita 4-1, avrebbero tutti detto grandissimo Gattuso, però ha perso l'incontro. Quindi per me Gattuso, per questo errore tattico, finisce nella flop list. Terzo posto nella flop list, Leonardo Bonucci. Abbiamo preso in giro De Ligt per tutta la prima parte della stagione per i falli di mano, però De Ligt ha 20 anni. Bonucci non può fare quell'errore. Un difensore della sua esperienza, diventato un grandissimo difensore proprio per la sua esperienza, perché la qualità migliore di Bonucci è usare il cervello e quindi non giocare distinto. Non mi posso aspettare un errore del genere da un giocatore di questo tipo. Per forza deve finire in flop list. Quarto e ultimo giocatore della flop list è di nuovo Zlatan Ibrahimovic, perché Ibrahimovic ha fatto una prestazione incredibile in campo, ma poi si è lasciato andare una dichiarazione che mi ha lasciato veramente senza parole. Ibrahimovic ha detto: nel primo tempo l'Inter non mi sembrava una squadra da secondo posto. Non mi è piaciuta questa dichiarazione per due motivi. Primo motivo, Ibrahimovic così sta sminuendo il fantastico primo tempo del Milan, perché il Milan oggettivamente ha giocato molto bene il primo tempo. Secondo motivo è perché l'Inter quest'anno tutto si può dire fuorché sia lì
per fortuna. L'Inter è stata prima in classifica anche con Spalletti, è stata prima in classifica anche con Mancini, ma tutti avevano la sensazione che fosse una squadra lì un po' per caso. Vinceva tante partite 1-0, a fatica. Quest'anno non si può dire questa cosa dell'Inter. È lì meritatamente, gioca bene in casa, gioca bene fuori casa. E quindi è veramente ingeneroso cercare di sminuire la posizione in classifica dell'Inter. Piuttosto Ibrahimovic avrebbe fatto una grandissima figura dicendo: nel primo tempo il Milan non sembrava una squadra da ottavo posto. E così avrebbe dato merito al Milan e non avrebbe fatto la figura di quello arrabbiato per la sconfitta. Quindi finisce per me nella flop list per la dichiarazione a fine partita. Ora passiamo al derby. Quindi ho lasciato fuori i top e flop del derby, ho messo dentro soltanto Ibrahimovic, avete capito perché. Ma prima di dirvi top e flop del derby, devo fare la menzione speciale, l'avevo promesso. Vi avevo chiesto un pronostico prima della partita nel video che ha preceduto il derby. C'è stato soltanto un giocatore che ha azzeccato il pronostico ed è, ve lo vado a leggere, Gabriele Ragusa, che ha scritto 4-2 senza aggiungere nient'altro. Bravissimo Gabriele, ti sei meritato di finire nella top di questa settimana perché ha azzeccato il risultato. Ci sono stati un sacco di 3-2, quindi gente che ci è andata vicinissima, anche dei 4-1, non vi cito tutti perché siete tantissimi. Comunque mi avete risposto in tanti. Rifarò questa cosa del pronostico probabilmente per Juve-Inter, quindi aspettatevelo e state pronti a scrivere. Passiamo al derby. 4 flop, 4 top velocissimi. I top nel Milan secondo me sono stati Ibrahimovic, come l'ho già detto, e Ante Rebic. Ante Rebic ha fatto una partita straordinaria. Tutti si aspettavano Teo Hernandez, che non ha giocato malissimo, però Rebic ha messo veramente in difficoltà la fascia sinistra dell'Inter. Avevo parlato, ma già detto, del punto debole dell'Inter, proprio lì la fascia sinistra, e oggettivamente Ante Rebic ha fatto una grande partita, quindi finisce nei top del Milan. Gli altri top sono tre marcatori dell'Inter e sono De Vrij, Vecino e Brozovic. Non ho messo Lukaku, anche se secondo me ha fatto una grande partita, però Brozovic è il cuore di questa squadra, ha fatto un gol pazzesco. Vecino era sul mercato e fuori rosa fino a 10 giorni fa e adesso sembra imprescindibile. E De Vrij, un giocatore preso a parametro zero, è veramente un muro, un giocatore straordinario. E il gol ha suggellato una prestazione incredibile. Parliamo dei flop. Nell'Inter ho messo solamente Skriniar, che secondo me ha avuto difficoltà sia in fase di postazione. Fortunatamente della sua parte Castilleco è bravo, ma non è un fenomeno. Però Skriniar fa veramente fatica a giocare lì a sinistra nei tre di difesa. E quindi per l'anno prossimo bisognerebbe fare delle scelte anche a livello di mercato per capire quali possano essere i titolari nella difesa a tre dell'Inter. Gli altri tre flop sono tutte e tre del Milan e fanno tutte e tre parte della difesa. Il primo è Conti, impalpabile, non ha fatto mai niente né in fase difensiva né in fase offensiva. E gli altri due sono i due centrali, Romagnoli e Kier. Da Kier secondo me non ci si aspettava tantissimo perché si sapeva che non era un fenomeno. Però Romagnoli e anni che è il capitano di questa squadra, dicono tutti sia un grandissimo difensore, ma negli appuntamenti importanti sbaglia sempre e tanto, e non si può accettare che faccia tutti questi errori un difensore del suo calibro. Chiudo il video dicendo che ho lasciato fuori da questa lista Padelli, perché Padelli è il portiere di riserva dell'Inter. Nessuno chiedeva a Padelli di fare i miracoli, non gioca da diversi anni titolare, era ovviamente una situazione di emergenza e quindi io non mi aspettavo nulla da Padelli. Si sapeva che sarebbe stato un punto debole e quindi non me la sono sentita di metterlo fra i flop. Ragazzi, come sempre, come è successo la settimana scorsa, ditemi cosa ne pensate voi, quali sono per voi i flop e i top di questa settimana. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, vi commenterò. E poi vi ricordo, domani 12:30 faremo la live come settimana scorsa, domande e risposte dalle 12:30 fino all'1. Vi aspetto connessi al prossimo video. Ciao ragazzi.